Vi presento Pasquale Lavino dell'Associazione Italiana Prepper. Penso che sei abbastanza vecchio da conoscere la fiaba della cicala e della formica. E voglio raccontarti, Pasquale, un po' come l'ho intesa io la Bob, perché Sono tutto senza orecchie. vogliamo, Sì, quindi bendaggi, esatto. un paio di guanti Fondamentale. immediatamente disponibili, senza un piano, senza un'organizzazione. Questo è solo un gioco da YouTuber. E io qui ci ho messo una siringa del cortisone, i farmaci d'emergenza che voglio avere sempre con me. Quel ragionamento, scusami, io le ho queste torce, sono mie queste torce. Da una parte le devo mettere a casa, il repellente per gli insetti. Caso d'inverno, il giubbotto, anch'esso già con gli oggetti necessari nelle tasche. Dove la vernice penso acrilica, e quindi volendo un'altra torcia frontale. Questo è un altro argomentino sul quale tu sei molto più preparato di me. Ma dove tenere tutti i documenti, le copie delle cose importanti all'interno della bag out? Perché c'è anche il problema, Pasquale, si dice, io preparo una bag out bag, mi svaligiano casa, si portano via tutta la mia documentazione. A me sta cosa non piace tanto. Assolutamente no. O ti Quindi fai un faldone che prendi insieme la borsa, però ti voglio vedere girare. Borsa, il valigia. ragioniere Prepper. No, io quello che ho fatto, ora mi dirai che cosa ne pensi della soluzione, è usare una chiavetta USB criptata con impronta digitale. Ho caricato tutto e ho acquistato anche un adattatore che mi permette di collegarla con l'USB-C al cellulare in modo da mostrare i documenti se dovessi averne bisogno. Un'ottima soluzione, anche perché una scansione di documenti non è di chissà quanti volumi, non stai caricando un video, No, è niente, è quindi niente. si È parla niente, anche però. di kilobyte, quindi Assolutamente. una chiavetta da 64 giga è più che abbondante, Ma anzi guarda, questi è 32 giga. ci Ci salvi avrò messo la. dentro, sì, ci ho messo dentro anche i libri Ci prepper, salvi come l'atto facciamo noi. notarile del mutuo, quindi figurati. Esatto. Quindi ecco, questa è la mia soluzione per i documenti, piuttosto che avere delle copie fisiche. Poi mi dico sempre, magari sbaglio, se non dovesse essere disponibile neanche un cellulare, neanche un PC per far funzionare una di queste, oh diavolo ragazzi, allora non mi servono i documenti. Permettetemi. Infatti, anche Io perché la vedo così. adesso gira tutto in digitale e ti voglio Sì. mostrare un giocattolino. Magari Dai, vediamolo. Certo, mostracelo. Acci vedi? picchia, è un kit di cavetteria adattatori. Sì, è la USB-C, micro USB e non ricordo il nome, comunque l'attacco classico per l'iPhone. Lightning. Lightning, ecco qua, non mi viene il termine. E poi c'è l'adattatore USB-A. Perché il cavetto è da ambo i lati USB-C. Come quelli moderni. Esatto. In più c'è la possibilità di inserire lateralmente e di lasciare alloggiata all'interno una micro SD e utilizzarlo come chiavetta USB. Bellissimo. Quindi il tuo stesso scopo, con in più la possibilità di utilizzarlo per caricare il cellulare, caricare le batterie del cellulare, anche perché da questo lato qua Sì. il supporto è al dispositivo di ricarica wireless. Ah, c'è la bobina a induzione. Sì, ce n'è un altro modello che ha la possibilità di non ha la bobina, non ha la bobina induzione per la ricarica wireless, ma ha l'alloggio per più micro SD. Ah, Ha più micro SD, ma lo quindi le legge oppure le conserva? no, le legge e le conserva. È lo stesso dispositivo che ti consente di utilizzarlo come penna USB, però c'è la possibilità Wow. di archiviare più micro SD. Magari Cioè, vuoi ci fai un. dividerti, vuoi Certo. catalogarti. Certo, bellissimo. In più, questa è una chicca che ti dico in anteprima.
C'è la possibilità con un sistema che prossimamente usciranno gli articoli di crearti un PC portatile, o meglio, un sistema operativo portatile da utilizzare su un PC che puoi trovare, Certo. anche se il supporto rigido, l'hard disk interno è danneggiato. Interessante. Dopo un urto, spesso l'hard disk di un PC è andato. Se non Ma è il un resto no. SSD, se non è un Se non è un SSD SSD, è è chiaro. morto. Quindi diciamo il coltellino svizzero dell'informatica. Sì, perché ragazzi dovete sapere che Pasquale, sì, lui si atteggia a prepper duro, taglia i rami con i coltelli, i guanti, però ha un animo tecnologico cyber voted, non so se si dice così, ma comunque ha un Ultimamente animo. va di moda Cyber Awareness. Ecco, c'ha la cyber awareness. E questo della cyber security è anche un argomento che hai deciso di inserire nel corso di prepping della IP, perché voi, noi. Tu fai, tu organizzi, io ho partecipato al corso di prepping con Daniele D'Alcanto come istruttore e anche tu fai degli interventi molto interessanti. Sì, partendo dal presupposto che il primo corso che abbiamo tenuto a maggio, io ero lì come allievo e anche il prossimo corso sarò sempre come allievo. Però Va bene, però, i tuoi Daniele, bidoni di Faraday ce li siamo sognati la notte. tu scherzi, però Benissimo. le casistiche parlano chiaro per quanto riguarda quell'argomento, però non è questa l'occasione giusta per parlarne. Però Daniele mi ha richiesto la possibilità, mi ha richiesto se ero interessato a fare degli interventi per argomenti di mia competenza. Ora io mi occupo di sicurezza informatica e ho detto inseriamo anche questo argomento, anche perché nel corso di Sì. maggio lui ha mostrato la scheda di memoria con all'interno la documentazione, i libri, quello che ritiene opportuno archiviare. Ma se ce l'hai e non lo puoi usare, o non sai come usarlo, Certo. che te ne fai? E allora a quel punto mi è venuto in mente di portare ciò che faccio per lavoro, di portarlo nell'associazione e di spiegare un pochettino come farsi la Bob informatica. Chiamiamola così, Molto va? molto interessante. No, è molto interessante perché in pochissimo spazio, pochissimo peso, ti dai l'autonomia di vivere nel mondo moderno, no? Considera Risolvi tantissimi problemi. che attualmente le schede di memoria, le micro SD, raggiungono tranquillamente il tera, 1000 giga di capacità, quindi puoi tenerci il mondo dentro. Ci vuoi tenere il mondo, tante risorse, ricordiamo Certo. che uno scenario. Noi ipotizziamo scenari sempre realistici, però non è Certo. mai da escludere l'ipotesi che uno scenario complichi un po' la vita a lungo termine. Ok? Allora, Basta abbiamo. pensare già alle famiglie sfollate in Sì, caso di emergenza. ma non Avere solo la tua quello. biblioteca, avere comunque tutte le tue cose Certo. dietro, i tuoi ricordi, le tue foto. Ma non solo questo, anche a atti terroristici dal punto di vista informatico, abbiamo avuto varie dimostrazioni di quello che un attacco hacker può causare. Certo. Ultimamente si è diffuso molto il sistema ransomware. Certo, Che è un certo. sistema di attacco informatico dove ti bloccano il computer e ti chiedono un riscatto per riavere i tuoi dati. Quindi avere una consapevolezza informatica di base, che altro non è saper leggere, è l'alfabeto dell'informatica, il basilare da sapere, è molto importante e utile. Per chiunque, perché adesso che ti piaccia oppure no, gira tutto sull'informatica. È Devi così. fa Certo, fare un pagamento per la pubblica amministrazione? Ti serve lo SPID. certo. Devi trasferire dei soldi? E ti serve il conto corrente È online, così. l'applicazione, devi fare un pagamento. A me tante volte è capitato che all'improvviso servivano un trasferimento di Posso. denaro perché magari non leggeva il BancoPosta, ma leggeva il PostePay, non leggeva la carta della banca. Certo. Allora subito fai il trasferimento da Pasquale, cellulare. sì. Nell'ultima emergenza che abbiamo tutti un po' vissuto, quella del Covid,
sarà capitato a tutti di dover aiutare o farsi aiutare economicamente i familiari, amici, eccetera. Certamente, ma non c'è da vergognarsi Se, di questo. nel modo più Anzi, assoluto. anzi. E mettiamo che questa cosa era complicata da un'emergenza di tipo informatico-elettronico, no? Capite quanto poi diventa stratificato il problema. Però proseguiamo con le tasche esterne. Ah, qui c'è la mia collezione di satre, di nuovo coltelli. Cioè li ho, li devo tenere in un posto, me li sistemo qui. Questo è un coltellino semplice, quindi lo posso portare al collo, comodissimo per pulire Eufemisticamente campo. parlando, semplice, perché proprio è uno strumento. È che dalla, esatto, è che dalla semplicità è la sintesi della conoscenza. Perché Certo. questo è uno Simple is strumento better. fatto. Sì, però ci devi arrivare a farlo semplice, no? Il giro è lungo. Vabbè, sempre Solo disegnato. qualcuno, pochi ci riescono, e tra quei pochi c'è Daniele Dal Canto, quindi. Sì, tu quale preferisci, Pasquale? Il Expedition che è brunito e poi fatto sunwashed oppure il classico? A me piace l'S600. Cielo, cielo, però non è qui perché tre mi sembravano A troppi. me piace l'S600 perché quello che per le caratteristiche, ricordiamo che S600 è il tipo di acciaio di cui è fatto e ha una durezza di 64 HRC, quindi bello strong. È Singola. quello che più si adatta alle esigenze di tipo urbane. Perché Quindi ti permette di fare da leva. esatto, e non corre il rischio, ovviamente sempre nei limiti costruttivi, di danneggiarlo. Poi pure il Beh, filo certo. mantiene bene, quindi è dal punto di vista prepper, prepper quindi Sceglieresti quello lì, ambito sceglieresti nostro l'SS. urbano, io consiglierei l'S600 senza nulla togliere gli altri due modelli. Quindi ora ne dovrei togliere uno o ne metto un altro qui? Ne Metti un altro. metto un altro. Feltris, dai. Daniele sarà contento che apprezziamo le dame, ma starà piangendo a vedere cosa se c'è ci in questo. fosse il quarto avresti fatto poker. Vai Vuoi vedere la mia foto del poker di Satre? C'è il quarto. È il avanti, vai black. avanti. È il Proseguiamo, black. dai. Te la mando in privato più tardi. Certo, sai che puoi fare quello che vuoi. Va bene, e qui non ci ho messo più nulla. Strano. Allora, prima di... Fischietto. Fischietto sempre. Fondamentale. Sempre. Basta. Fischietto sempre. Non c'è neanche bisogno di spiegarlo. No, E no. una patch, non so se l'hai vista, ma questa l'abbiamo sviluppata con... Non so, posso pronunciare il nome dell'ideatore? Certo, si chiama Cats One, scritto proprio Cazzone. cazzone. Cazzone, Sì. grande. E È un personaggio quindi... proprio. Le patch sono chiamate anche moral patch, proprio perché servono per darsi un po' di conforto. Una E botta mi sulla piace, spalla. esatto. E mi piace l'idea di portare con me gli amici simpatici in queste situazioni eventualmente. Guarda, non le ho qua a portata di mano, però c'è il mio pannello delle moral patch, dove ci sta anche, dove Immaginavo. ho avuto il piacere di aggiungere anche la tua. Tutti Che bello, che bello. i gruppi a cui partecipo. Che bello. Ovviamente, se devo scegliere un Leatherman per una brutta situazione, io non ci penso due volte e vado sul Surge. Penso che anche Pasquale su questo sia d'accordo. Conosci? Sì, Il me l'ha dato uno che vende zaini da 4 soldi. la Ecco Flex Admin, certo. qua. Guarda qui cosa c'è. Il Surge. Assolutamente. Sì, beh, Assolutamente. ragazzi, è il più robusto, è il più tosto, fa quello che deve fare, non la manda a Pesa, ha dire. il suo peso. Caspita, qui abbiamo tirato fuori i coltelli tutto il Diciamolo, giorno. allora. È uno strumento importante, pesante, ingombrante, Certo. ma questa sua caratteristica lo rende uno strumento, non dico indistruttibile, ma che sopperisce a tante esigenze. Hai In una più, pinza full size, va bene? Hai una pinza intera ed è importante. hai il tank della Leatherman, Hai il tank della Leatherman. l'artiglieria pesante della Leatherman. In una Poi, situazione d'emergenza solo artiglieria pesante devi avere. bravissimo, la penso come te, lo sai già. Io poi dico, ce l'ho, ok?
Ok, lo devo tenere sempre in un cassetto, c'ho la taschina, lo butto lì. Io veramente questa qua è il mio EDC quotidiano che tengo sia al lavoro che a casa, quando No, esco, no, io attaccato come alla dici cintura, porto. e ci sta la penna, quella che ho mostrato prima, Ok. una torcia con modalità strobo ed SOS, la Surge, la prolunga sempre della Leatherman, Ah, comodissimo. il cricchetto, la prolunga cricchetto. C'ho poi la piragna, sempre della Leatherman, come pry bar. Il doppio kit bit, sempre della Leatherman. Sì. E ovviamente la bustina di accessori della Per il Surge con seghetto. cui esce in coordinato. Per cambiare il seghetto che vedete qui in Seghetto nello minima. zaino, c'ho la serie di lame. Per tutti i tipi di materiali della Wurt, Sì. che Che? ripeto, se devo avere qualcosa, devo avere il meglio. Sono d'accordo con Quindi, te. Sono le lame d'accordo con della te perché. Wurt che sostituisco a quella, la lama originale e posso tagliare dall'alluminio all'acciaio, al legno, Puoi operare sui tutto. materiali. Puoi operare sui materiali. E Esatto. sei uno che ha la manualità? In una situazione di emergenza non sai cosa incontri. Di conseguenza devi. Non dico essere pronto a tutto, ma quantomeno non farti trovare sprovveduto. Sono assolutamente d'accordo, non avrei saputo dirlo meglio. Quindi, ragazzi, Surge, ce l'abbiamo, lo teniamo lì e quando serve poi lo prendiamo. Poi parliamoci chiaro, la Leatherman offre tante possibilità. In un ambito urbano, se uno non vuole portarsi la Surge perché pesa, Certo, c'è la pesa. sorella minore, la Wave, La che Wave. è più volte campione mondiale, è stata più volte proclamata come miglior utensile Sì, prezzo e dell'anno, visto. dotazione. Certo. Io, vabbè, non faccio testo, però per esempio mi trovo molto bene ultimamente con la Free in ambito ufficio, eccetera. Ma questo non è un ambito ufficio, No, no, qua è stiamo parlando di emergenze. di emergenza. Voglio farti vedere, Pasquale, se concordi, come Sì. ho sfruttato quella che è la zona per la camelback, per la tasca Sì. idrica. Sì. Ok. Ma io non ho montato una sacca idrica, tu l'hai montata sul tuo zaino? Sì, l'ho messa vuota, ma l'ho messa Vuota. perché comunque conto di poterla riempire in caso di emergenza, perché se io devo scappare, ho lo zaino, Sì. sì, ma insieme allo zaino io ho un cinturone che fa parte della prima linea, dove c'è il Ottimo. coltello, la borraccia e il kit medico, il LIFAC, diciamo. Certo. Quindi perché metti caso, per un qualsiasi motivo perdo lo zaino, non perdo però le cose fondamentali. Sì, sappiamo quanto può essere difficile abbandonare un palazzo in caso di terremoto, no? Magari lo zaino decidi pure di lasciarlo a un certo punto per salvare la pelle. Esatto. Non so se tu saresti capace, ma è una cosa Ma che neanche te, eh. io lo so già, io lo so che non sono capace, ok? Non so se tu lo sai che non sei capace. Diciamo che un buon prepper analizza la possibilità di poter salire e scendere lo zaino. Se io abito al quinto piano, lo zaino con me non è al quinto piano. Lo zaino come minimo è nel garage o già in macchina. Infatti io mi sono permesso questo peso perché io abito al pian terreno. Io abito al primo piano, però è un attimo. Primo piano, è un attimo, è un È un attimo. attimo scendere. Vabbè, moschettoni sempre comodi, inutile tornarci. Quelli da Certamente. alpinismo, io preferisco quelli da alpinismo, sono estremamente leggeri e resistenti, ci Me ne fai devo tutto. procurare un po' perché io adesso ho solo quelli classici. Beh, È vero, con chiusura. ti posso comunicare che siamo rivenditori di Petzl. Se ti serve qualcosa, ci fai sapere. Secondo te? Quindi io non avendo messo una tasca Sì. idrica, ma ora che Pasquale mi ha detto, ma io l'ho messa vuota, ci sto pensando un attimino di inserirla, una sacca idrica, Un po' come il non ho mai. sacchetto della svuotatasche. Sì, non ho mai inteso questo zaino come qualcosa da portare per lunghe camminate, benché molti intendono la Bob per raggiungere i boschi, per raggiungere una località remota. No, per me è un po' diverso, quindi faccio presente Anche per me, questo. anche per me. Cosa ci ho sistemato qui? E qui parte la malattia, gilet Cada di catarifrangente. frangente.
Ottima idea, ottima idea. Sì, io voglio sapere, voglio che gli altri sappiano dove sono, che è importante. Voglio sapere dove sono gli altri familiari, ce ne sono quattro qui, quindi riesco a sistemare un po' di persone. Ok. E se anche organizziamo una squadra di soccorso, ci possiamo dare dei gilet, delle utili. Ok. Io per questa cosa cerco di optare per ridurre la quantità, avere l'individuale, ma coinvolgere le persone con cui è difficile, lo so cosa È vuoi intendere, è difficile. E buono, è anche. ottimo. Ognuno con la sua Bob è la perfezione. È la Eh sì, perfezione. infatti noi dell'associazione, come ben sai, anche tu sposi quest'idea, è quella di non di vendere un prodotto, ma di far sì Chiaro. che di consentire alle persone di capire l'importanza di essere preparati, di essere pronti a Assolutamente. un'evenienza. Facciamo Assolutamente. l'assicurazione per la macchina, un po' perché è obbligatorio, ma anche perché se facciamo un incidente siamo tutelati. Perché non fare un'assicurazione su un possibile disastro? Questo non vuol dire che dobbiamo spendere soldi, puoi farti un'assicurazione anche come hai detto tu, girando per casa, prendi Giri uno per zaino casa, e ecco. Bravo. già hai riempito uno zaino, sicuramente. Sì, perché il primo approccio sbagliato a questo argomento qui è comprare le cose. Oh, io le vendo, ragazzi, io vendo gli zaini. Io vi consiglio di comprare il migliore equipaggiamento, ma se Certo. non avete la possibilità, non dovete rinunciare a No. farvi un'ottima dotazione Consentimi funzionale. di dirlo, ci stanno anche altri, per chi non ha la possibilità economica di Bah, no, spendere dillo, subito, dillo, fai c'è tranquillamente anche. comunque la Decathlon che ha Esatto. dei prodotti, ma adatti a chi non è, diciamo, esperto del campo. Il coltello della Solognak, della Decathlon, non è come il Selvans, però, No. non è assolutamente, ma neanche lontanamente, però È un coltello. È un coltello. per uno che usi il coltello giusto perché deve tagliarsi la bistecca, quello lì lo sa maneggiare e non c'è Allora, pericolo che si faccia male. noi siamo appassionati. Io consiglio sempre il meglio. Per questo ho Ma offerto su anch'io, anch'io. Backpacko la possibilità di pagare in tre rate qualunque tipo di acquisto. Perché io voglio che le Giusto. persone abbiano sempre il meglio. Ma se per qualche ragione quel meglio non ve lo potete permettere, non dovete mai rinunciare ad avere una raccolta, un vecchio zaino, una busta, come diceva lui, del Si mobilificio. può avere in meglio anche non spendendo le cifre che spendiamo Sì, noi. sì. No, Non a caso ho nominato la Decathlon. Non è un venite sul caso gruppo, venite sul gruppo, ne parliamo, venite a quello. conoscere Certo. l'Associazione Italiana Prepper, c'è pieno di persone che hanno trovato soluzioni alternative, più economiche, più funzionali per Ma diversi tipi comunque di di utenti. qualità. Perché Ma comunque la qualità affidabili, è comunque importante. affidabili. Fa la Sì, differenza dal farsi male al non farsi male. un coltello fatto male, dopo un colpo ti torna indietro la lama, va bene? Va bene, continuo con qualche cosina Bene. messa qui, perché c'ho anch'io le mie cartuccette qui, le mie stampe. Sono, ti piacerà saperlo, le frequenze utili della radio. Ovviamente siamo radioamatori, anche Sì. questo. Sì, sono le frequenze utili perché ho tutti gli apparati programmati, ma che ne Sì. so io se quando lo vado a prendere quel maledetto non ha perso la memoria. E quindi non ci faccio più nulla. Poi cosa faccio? Cosa lo programmo? Qui ho tutte le frequenze e semplicemente vado e cerco quello che mi serve. Hai anche una copia in Buono. digitale? Sì, ce l'ho nella chiavetta USB, ovviamente. Perfetto. Sì, Non cerco sempre di pesano? fare. Non pesano, non No, ingombrano, è tanto stato è detto un così, file. cosetto così. Ragazzi, è un file che ho stampato. Lo stesso file sta lì. Sta sul cellulare, sta vabbè. Quello poi è la malattia. Sul cloud e così via. Sì. Questa ti piacerà probabilmente. Ah, È, ce l'ho. ovvio, una classica, come la chiamiamo? Una tanica pieghevole da 8 litri. 8 litri sono tanti, utili Tantissimi. per farsi una doccia, utili per lavare, utili per cucinare, utili per fare tante Non vorrei cose. dire cavolate, ma è idonea anche per uso alimentare, nel senso che la puoi anche. Non rilascia Sì, lo è. sostanze. Sì, lo è, l'hai scritto qui. Sì. Non l'ho presa per quel motivo, perché ti dico la mia, Pasquale,
In caso di emergenza, io non mi faccio alcun problema a bere una volta da un contenitore che non è idoneo agli usi alimentari. Importante non farlo sempre, altrimenti. Esatto. Sarebbe un problema farlo sempre, però questa lo è adatta anche per liquidi alimentari, quindi anche il Perfetto. vino. Se la Protezione Civile mette il camioncino per il vino, io posso andare lì e fare festa con tutto il villaggio. Perfetto. Poi ti faccio vedere una cosa che ti potrebbe piacere, anche questa. Il vero Mylar. Del Mylar. È un telone riflettente Sì. montato su una maglia resistente, Sì. quindi antistrappo. Esatto. Utilizzo comodo per questo, beh, ci fai un rifugio. E Se non ci fai un solo. rifugio efficiente, ci fai un rifugio molto efficiente. Hai un fuoco? Fai un riflettore, fai una Un parete che pannello riflettente riflette, che ti riflette il calore contro. come dice lui. Puoi costruire un rifugio come un tarp, poi vedremo il tarp. Puoi potenziare il tarp con uno strato in più. Puoi Esatto. proteggerti meglio dal caldo. L'estate, Girandolo al senza un contrario. tetto, sì, girandolo con il pannello riflettente verso il sole. Mi monto il mio tarp e sopra ci metto questo. E sto molto più fresco. Perfetto, perfetto, Non, lo metto qui, non occupa non aggiungo niente. altro, non c'è nient'altro da aggiungere. Bene. E questo è il modo in cui io ho utilizzato le tasche. Qui vi ricordo che ci sono queste piccole zone un po' più segrete in cui mettere dei soldini. Ora non mi metto a tirarlo fuori, però eventuale passaporto. Sì, Passaporto lo devi tenere in un posto a casa? Te nello zaino. lo sai? Sta lì. Non perdi neanche più niente così, sai, Pasquale? Infatti, io ragiono con la compartimentazione, ossia racchiudo molti dei miei oggetti in borse che magari posso scambiare, magari non mi porto lo zaino, mi porto la tracolla, lo metto nella Sì. tracolla, oppure non so, mi porto un altro, per esempio questo io me lo porto al lavoro, penso che lo conosci, il Ah beh, il Moab, certo. Il Moab Moab. di Pasquale. No, è il Moab di Pasquale, ragazzi. Voi comprate un Moab, non avrete il Moab di Pasquale. Ci vogliono anni per arrivare al Moab di Pasquale. Io prendo la pouch dalla premesso, la B&B non va mai smontata, Tranne stasera. revisionata ma non smontata. Però, che ne so, ho la tracolla, ho lo zaino, invece di avere il duplicato, che comunque ha un costo averli, Chiaro. della pouch, la sposto da lì a lì, ma non è che mi metto a singolo oggetto a spostarlo, prendo il Ma pacchetto, lo infatti, ficco lì. guarda Pasquale, ci siamo capiti perfettamente. La Questa. compartimentazione. Sì, questa è la stessa admin pouch che hai anche tu. Adesso è vuota in questo caso qui, perché la mia idea è devo salvare questi oggetti preziosi dalla Bob. E magari li do a mia moglie, metto i soldini, metto il passaporto, i documenti, la chiavetta Certo, USB. certo. Toh, occupatene tu, gli do anche il Selvans perché non si sa mai. Occupatene tu, difendi tutto il Ricordati, una donna resto. arrabbiata con un'arma è pericolosissima. Pericolosissimo. Questo vale anche a volte se uno ha, io non ne detengo più, non li utilizzo, ma se uno ha dei gioielli, qualcosa se la mette nella Bob ti fa da Beh, riserva, aurea. in molti nel mondo prepper parlano della divisione degli investimenti del denaro. Quindi suddividere i propri Sì. averi e magari comprano i lingottini d'oro. A buon intenditore, poche parole. Corretto, corretto. Allora, passiamo alla tasca principale, così sveiamo tutto, Pasquale, e vediamo se ho fatto bene i compiti. Ah, qui c'è anche la tasca per la fondina dove inserire eventuali altre cose. Qualcuno Sì. potrebbe anche ragionare del conservare all'interno della Bob la propria arma da fuoco. Se le condizioni Sì. dell'appartamento, le condizioni legali di detenzione lo permettono, se magari avete una licenza, potrebbe essere Ovvio. utile
In primis. avere sempre nella Bob l'arma da fuoco. Ma è una scelta così personale, così delicata, che non mi Che pare il caso di non ci stare. sentiamo di consigliarlo, però Esatto. ognuno fa come meglio. Non per niente l'articolo sul codice penale dice da detenere da buon padre di famiglia. Correggimi Da buon padre di famiglia, certo. se sbaglio. Io non Sì, ho beh, porto poi. d'armi, però ho amici, colleghi che ce l'hanno, te compreso, e Sì. quindi sanno più di me su questo argomento, È come è delicato. classico argomento un po' delicato, informarsi bene, informarsi dai professionisti. Io vi consiglio sempre Fabio di Outbreak Channel, che è informatissimo, sentite lui. Abbiamo fatto una live l'altro giorno insieme. E, insomma, frequentate fonti affidabili. Sì, vorrei aprire una parentesi su questi argomenti dove ci vuole la licenza, come ad esempio le armi, le radio. Sì. La Molte volte si pesca, i sente. funghi. La Molte volte la caccia. caccia. Molte volte si sente in gruppi, chat e quant'altro, sui social, io ce l'ho. Non mi interessa di fare il patentino, la licenza, quello che sia, tanto se succede, chi va a guardare la mia licenza? Ok, va benissimo. Ma tu, che hai preso questo oggetto, parliamo La della radio, radio, dai, la radio è più il classico la radio, esempio, tu che hai preso la radio e non hai il patentino, la sai usare? Eh sì, l'accendo, metto la frequenza. no. Se la accendi adesso in periodi normali, se la accendi e Impari. cominci a parlare, ti prendono e ti fanno piangere lacrime amare. Quindi, non è Assolutamente. meglio farsi il patentino, Certo. farsi il corso, che almeno impari anche i trucchi, gli escamotaggi dei Beh, innanzitutto radioamatori scopri che. un mondo bellissimo, io lo consiglio sempre. Lasciamo stare che ormai i libri sull'radioamatore me li sto macinando, che devo fare l'esame. Dai, grande Pasquale, qui abbiamo India Uniform Zero Oscar Quebec Charlie, ma Esatto. E quindi scopri un mondo bellissimo. è vero, sì, queste situazioni in una situazione di shift, che è un acronimo che non ve lo svelo, ma andatevi a vedere il sito, Se non lo sapete, cambiate canale. la Dai. Wiki Prepper, e scoprirete cos'è lo shift. In una situazione, è vero, sì, una situazione dove ormai non ci sono più regole, non No, funzionano più le istituzioni, chi se ne frega la uso. no. No. Il problema è che se prima non hai fatto addestramento ad usarla, diventa un rischio per te, soprattutto se si parla di armi. Allora, quello è un argomento che non tocchiamo. Io posso dire una cosa. Se Sì. il mondo va a rotoli, io non voglio rotolare. Io voglio Esatto. essere quello che lo ferma, ok? Abbiamo una civiltà. Non aspetto il momento che va a rotoli per liberare i peggiori istinti e No. fare quello che non potevo fare. Il nostro scopo fondamentale è quello di ammortizzare, di ridurre Esatto. il rischio. Esatto. Imparare ad usare una radio. È economico, è gratis, ci sono i corsi online. Si fa l'esame, Certo. non costa niente. I È una libri cosa che costano pochissimo, meno di 20 euro. ti restituisce tantissimo come Certo. hobby. E quando succede qualcosa la puoi usare a fin di bene. Tu puoi essere un contatto che dà informazioni ai radioamatori Ad Amatrice durante sono intervenuti immediatamente i radioamatori, Sono i primi. issando i primi ponti radio mobili per Sono dare i primi. supporto Sono ai i primi. soccorsi, ma Ora anche perché immaginatevi. il loro codice deontologico lo prevede. Lo fa, sì, è per quello che ci sono i radioamatori, certo. Esatto. Anche per quello, per carità. Ma diciamo un'altra cosa. Vuoi essere tu lo stronzo che invece di fare una comunicazione utile disturba quelle dei soccorsi, magari? E ce ne sono state. Rendiamoci conto, Ce ne sono. rendiamoci conto. Ne Ho hanno preso presi la radio parecchi. cinese. Ma o ti prendono o non ti prendono, va bene tutto, ma non si può andare avanti così. Cioè, Non è affrontiamo. instillando la paura che risolvi il problema. Devi far Esatto. capire l'utilità di questa cosa, che è Esatto. fondamentale.
tu devi essere un aiuto, una parte attiva della macchina dei soccorsi. Non puoi essere sempre quello passivo o quello che fa danni, l'anarchico che fa Cioè, danni. No. no, è una cosa assurda. Con le armi, capitolo completamente a parte, dove le discussioni sui forum degenerano in una frazione di secondo, chi con Infatti, i coltelli da lancio, le balestre, le catapulte, le cominciano a pistole, i parlare di cannoni, bazooka. Lasciamo stare. sono tutte grandi cavolate e io non voglio neanche perderci tempo. Neanche Quindi ecco, venite in associazione, venite in un ambiente sano. con Diventiamo persone persone competenti. con persone competenti, siamo persone civili adesso, portiamoci appresso, portiamoci dietro il nostro senso di Beh, civiltà, il valore della basta civiltà. dire solamente che tra i nostri membri possiamo annoverare vigili, polizia municipale, carabinieri, militari, specialisti di ogni genere, ingegneri, medici, cioè, gente che ha un background culturale molto elevato e posso dire anche sono persone molto umili, bussano Danno volentieri. tanto, danno tanto, danno tanto, perché è un'informazione pesata, dall'esperienza. E quindi, insomma, dai. Ci sono stati casi dove alcuni dei nostri hanno chiesto l'aiuto di qualcun altro, hanno chiesto a Pasquale, c'è qualcuno che è ferrato questa materia? E l'ho messo in contatto, sì, chiama questa persona che ti Vabbè. può aiutare. Ti dico la mia immediata, Antonio, il nostro farmacista, mi ha aiutato a risolvere l'annoso problema del recupero della siringa EpiPen, no? Della siringa per lo shock anafilattico, della penna. E grazie a lui mi ha dato tutte le informazioni necessarie, sono arrivato in farmacia, al medico, ho fatto la procedura corretta e Esatto, ti finalmente mi fai sono fare della aiutato. prescrizione medica. Dici, Sì, però per fortuna c'era lui che io mi ha comunque sono aiutato. un soccorritore, faccio spesso escursioni, posso avere a che fare con persone Non era allergiche a neanche quello il qualcosa. problema. Problemi di farmacia che vabbè, abbiamo risolto, grazie ad Antonio. Allora, taschino retinato per vedere quello che c'è dentro. Ora lo zaino ha perso un po' la sua forma. Vabbè, batterie come se non ci fosse un domani. A casa chi non ce le ha le batterie? Chi non ha una No, stecca di batterie a posso casa? dire che ne hai veramente tante dentro lo zaino. Però ho anche qualche radio che funziona con le batterie. E poi un'altra. No, c'è un Giustificato. motivo. No, ti dico il motivo per questa cosa qui. Credo e spero, in una situazione di emergenza locale, territoriale, di non essere l'unico che esce di casa con una torcia. Ma sono sicuro che molti di quelli che usciranno con una torcia non hanno montato come me le batterie a litio. E allora ho qualche ricambio per tutti. Poi vediamo, magari non servono, però io a casa le devo avere. Le tengo nella Bob e tanti saluti. Non ti dovevi chiamare backpack, ma buon samaritano. Buon samaritano. Vabbè, ma una persona che aiuti è una che poi non devi aiutare, in teoria. Esatto. In teoria. Un paio di accendini comodi, devi accendere il fuoco. Boh, cioè, sì, anche. Buono averlo, ma non è detto che Sì. ti serva Ci saldo di più. il paracord, ci saldo, va bene? Ci chiudo il paracord dopo che l'ho Può tagliato. tornare utile in tanti scopi, non per forza per fumare. Sicuramente. Infatti a me Vabbè, mi le chiedono, ma tu, batterie. a me me lo dicono, ma mica fumi? Ma perché, scusa, l'accendino si usa solo per fumare? Le batterie, sempre dedicate alle torcette che porto, devono essere quelle giuste. È inutile che vi fate le torce militari se poi non avete le batterie militari. Vero, vero. E qui è finita. Beauty con kit per pulizia, igiene. Questo è il mio kit da viaggio. Sì. Deve stare da una parte e sta nella Bob. È sempre in funzione, è sempre aggiornato. Quando non sono in viaggio, è nella Bob. Sì, io ho sfruttato uno dei nostri sponsor per allestire, o meglio, il nostro sponsor si è messo in contatto con Daniele Manno e hanno allestito una pouch più piccola di questa. Ce l'hai? A seguito no, ce l'ho di là perché dovevo integrare un prodotto e contiene un kit di igiene basilare
che però non è solo igiene, ma anche kit di polivalente. Ad esempio, c'è una crema al burro di karité che è un po' il multitool per varie situazioni, tra eritemi solari, punture di insetti, escoriazioni, ragadi, o per chi come me soffre anche di psoriasi. È uno dei prodotti che ti consente di, invece di portarti Sì. Che 50.000 prodotti, te ne porti uno e la utilizzi. spesso sono piccoli disagi, ma Sì, mettili in una situazione d'emergenza. certo, sì. E poi c'è shampoo e bagnoschiuma in flaconcini piccoli, Ah, come quelli concentrati. degli alberghi? Ah, concentrati però. Concentrati e Ah, un flaconcino. Te lo faccio vedere. questa è una Lo bella idea. sponsor è Yves Rocher. E Oh. ecco qua. Questo flaconcino qui. E ricordiamo che presso gli sponsor, quindi anche presso Backpack, se fate parte dell'associazione avete ovviamente delle condizioni di favore. Ovviamente. Questo qui è un flacone da 100 ml. Cioè, questo è shampoo e poi c'ho sempre nello zaino anche il bagnoschiuma. Però è concentrato, quindi ci fai Concentrato. parecchi shampoo. 40. Wow. E Wow. considerando le mie dimensioni, che sono 95 kg per 1,76 m, per me è tanto, per me è Vabbè, veramente è una manna dal cielo. È una mi manna dal cielo piace questa questa, serie di prodotti. C'è vedi? questo, Vedi? sempre, poi vedi, sempre del Yves Rocher, io qua ho una crema mani che comunque in caso di freddo, di emergenza, fa freddo, Ah la sì, neve, quello che sia, si spaccano tutte le nocche. ustioni da freddo, Certo. questa crema questa è all'olio d'oliva, però nel kit igiene ce n'è un'altra che è come si chiama? Ora passami il termine, quella crema per i dolori articolari, non mi viene il termine, comunque c'è questa crema che quando c'hai le mani gelide che ti fanno male, metti questa qui e ti genera calore, ti allievi il dolore del freddo delle articolazioni. Ma tu pensa, buono, Sì, buono. Io immagino sempre la situazione: polvere, freddo sulle mani, problemi. più volte se ne è parlato e si è detto sì, io ora mi metto pure il burro cacao dentro così faccio il fighetto. Allora mi hanno preso in giro. Io ho detto tu scherzi. Ma i tagliaunghie, sì, ti metti a fare Sempre. la manicure durante l'emergenza, spaccati un'unghia e facciamoci quattro risate. Chiunque ha fatto cose sa che ci vuole il tagliaunghie, o almeno la forbicina del Surge. Io mi sono Qualcosa per aggiustato un le sacco unghie di lunghe, volte. io che purtroppo, per fortuna, non lo so, ho un'unghia molto sporgente anche da tagliata. È un attimo che mi si scheggia, si spezza, arriva fino al letto ungueale e sono dolori. Cioè, hai su Sono dolore. cinque dita, soprattutto se ti beccano le prime, se ti si rompe sulle prime tre, pollice, indice e medio, Che usi tanto. hai perso il 50% della funzionalità di una mano. E durante un'emergenza la mano Certo, serve. Stessa cosa, perciò portiamo i piedi. i guanti. Certo. No, ma è chiaro, è evidente. Tra persone ragionevoli è evidente. Questa è un po' la Ce l'ho qua, torre, è il mio la prossimo radio da acquisto. prep. Allora, perché io vedrete, ho diverse radio. Perché porto questa qui nella borsa da prepping? Beh, per il discorso che facevo un po' prima, perché non dobbiamo pensare solo a noi. Dobbiamo pensare un po' anche a chi ci sta intorno. Ecco qui. E Ho la che sorella minore. magari la sorella minore, magari chi ci sta intorno ha bisogno di un po' più di comfort, di sapere cosa succede più di noi, che siamo impegnati in qualcosa. E questa anche sul medio-lungo termine rimane un ottimo sistema. In più, vabbè, lo sapete perché comunque è una radio della Midland molto famosa, si Sì, e ricarica con una dinamo, fa anche da power bank. fa anche da power bank, ha le sue luci con l'SOS e il richiamo per i cani, gli ultrasuoni, è una Ah, cosa questo carina mi anche. mancava.
Questa non lo sapevo. Sì, ha un, vedi questo Motivi in qui più per LMT? prenderlo. Sì, è un piccolo pannellino solare che vi permette di guadagnare un po' di autonomia. Beh, un po' perché è bella, un po' perché È potrebbe di tornare qualità. utile. È di qualità, è della Midland. Io l'ho presa e la tengo nella Bob. Un po' ingombrante, forse. Sì, questo sì, c'è da dirlo. Questo ce l'ha. Infatti io ho questa qui che grosso modo fa la stessa cosa, però È la sicuramente metà. ha un'autonomia molto inferiore, una resa Sì. inferiore, però comunque può Lo essere fa. utile. Vabbè, non mi metto a tirare via tutto. Qui c'è cavetteria, adattatori, perché le radio hanno bisogno Ah, di vabbè, le radio. particolari. Sì, Altro è che. un altro argomento, però vabbè, cavetteria, adattatori, in base all'equipaggiamento. Avete visto le Sì. torce Olight prima? O Sì. il caricatore della Olight, per forza. Pannellone solare, questo non deve mai mancare. E vabbè, qui anche Pasquale è dotato benissimo sicuramente. Qui c'è Eccolo un qua. po' di cavetteria. Ah, Ce l'ho sai qua. cosa? Questo forse ti piace. Ce l'ho qua il bimbo. Non mi Ti piace? sfidare, non mi sfidare, ce l'ho. Ne ho Ce due. l'hai? Questo è un un voltamperometro. Misura i Bravo. volt e gli ampere per rendersi conto di quanta potenza sta generando il vostro, quando è energia, Esatto. parliamo bene, di quanta energia sta generando il vostro sistema. Eccolo qua, il mio. Sì, è molto comodo insieme ai pannelli solari, non Certo, dovrebbe mai certo. mancare, non No, dovrebbe mai no. mancare. Concordo. E va bene, lo rimettiamo via se ci riesco. Ok, dovrebbe essere così. Esatto, Pannellino bravo. solare. Pannellino solare, comodo, forse Che anche questo un po' ingombrante. da premettere è da usare di giorno, ovviamente. No, perché molti sai cosa fanno? Alla Attaccano luna il. No, lo metto. attaccano il power bank di giorno ai propri device. Ah, Sbagliatissimo. certo. Il power bank va utilizzato di notte. Di giorno lo metti sotto carica. Chiaro. Chiaro. E parlando di power bank, ora facciamo a chi ce l'ha più rugged. Questo è costato tanto, ma sono felice di averlo. È un power bank particolare. La E ha centrale nucleare. un'uscita. Sì, ha un'uscita USB-A con tutti gli adattatori, poi del caso, e anche un'uscita a 12 volt. Che mi piace molto, quindi può far Sì. funzionare anche un PC. Ora da cattivo prepper, no, è completamente carico. È un'altra cosa, mantiene la carica che è impressionante. Sai già cosa fare, mi mandi il link. Senti, vado lì. Questo costa davvero tanto, però la ritengo uno di quegli accessori troppo utili. Poi, di nuovo, devo fare un viaggio? Me lo porto, una escursione? E me lo porto, è mio. A casa dove lo tengo? Nella bomba. Esatto, come ho fatto io quando sono andato in campeggio con la mia famiglia. Usi quello che hai, non compri una cosa a parte. Ma la No, bomba no. non si tocca. Beh, quando sei a casa deve essere completa. Se non sei a casa. Poi La usi. Certo. è la mia idea, ripeto, non voglio. Non pretendo di avere ragione, insomma, su Per queste carità. cose. Ok. E lo mettiamo via. Power Gorilla. Poi ti voglio vedere rimettere tutta la roba dello zaino. No. No, adesso avrò la cassetta Bob e lo zaino sopra. Esatto, questo era lo zaino. Era lo zaino. Ok, questa è una cosa in cui parecchi potrebbero non essere d'accordo, però parliamone. Razioni disidratate, razioni d'emergenza. Si dice spesso, ma tu puoi Plausibile. stare una settimana senza mangiare, 3 mesi, 3 settimane, tutte queste cose qui. Ok, provatelo. Io facendo un po' di sopravvivenza ogni tanto lo provo. Stare senza mangiare puoi, ma non è bene. Non è Non sei deleterio. efficiente. No, È un problema. assolutamente. Quindi queste razioni, che sono quelle delle imbarcazioni, delle scialuppe Sì. o fate voi, sono Sea delle Ocean, pappe. giusto?
Sì, questo è un Seven Ocean, poi c'ho anche delle altre, ma Sì. l'idea qual è? Farine cotte, ammassate tutte per bene con lo zucchero, voi mangiucchiate e vi date un po' di energia. Se volete ci fate la Potresti pappetta con anche l'acqua calda. provare il ricettario che è stato compilato per farti le lezioni K in casa. Sì, l'abbiamo visto nel video del corso di prepping, però questo Pasquale non vuole essere una razione K. Questa vuole essere, oh, la notte è passata, sto raccogliendo le macerie, io e altre sei Certo. persone, smezziamoci una barretta di queste, che poi abbiamo altre ore da lavorare. Questo sì. Questo Di è la, nuovo, diciamo, è la, lo starter per far partire la macchina con la batteria a terra. sì, è un qualcosina, poi è ovvio che deve arrivare del cibo o iniziare a mangiare i più deboli della compagnia, però ci serve come cosa, ma io lo ritengo utile. Ovvio, ovvio. Ok, andiamo un po' sul tecnico, che questo so che ti piace. Palino della Glock. Posso? Certo. Voglio fare il figo e tirare fuori senza aprire, ma non ci riesco. Ok, quello è il palino. Vabbè, però non vale. Io ho il palino full size. Eccolo qua, guarda. Dai, tiralo fuori. Monta, monta, apri. Che è sta roba? Mi fa anche da picozza. Ragazzi, beh, pure questo fa da picozza, è ovvio. Se lo monto così, lo blocco, non va più via. Ragazzi, per favore, giudicate nei commenti chi ha la pala più bella. Non mi convinci, Pasquale. Però è molto più piccola e leggera. Molto più piccola e leggera quella. Vabbè, Vabbè, tanto. ma ce l'hai il seghino? Vado a prendere l'accetta che c'è in macchina. No, 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 io ti ho chiesto se nella tua attuale pala hai anche il nella seghino. palla no, c'ho Ok, il ci seghetto. basta. C'ho la sega a Ci catena. basta per appurare la sconfitta e andare avanti. 1-0 palla a centro. Comunque, la pala, perché la pala? Beh, la pala ovviamente per avere a che fare con le macerie. Nella bob la porto solo per questo motivo. Sì. Difficilmente dovrò scavare una trincea. Non lo so, Io non l'ho credo. usata una volta, questo inverno, che ero andato a Vabbè. vedere un villaggio, uno dei tanti villaggi di Babbo Natale, e all'improvviso ha nevicato e ha gelato pure. Wow. E con tutto ciò che avevo le gomme da neve, purtroppo la lastra di ghiaccio si era parecchio compattata, ero in salita dove stavo il parcheggio e la macchina non usciva. E con l'aiuto di un signore, che spero veda questi video perché lo voglio ringraziare, gli ho dato la pala del genere che c'avevo in macchina. Lui Sì. si è messo davanti alle ruote mentre io sterzavo con la macchina e Ha pulito. rompevo il ghiaccio e mi ha aiutato ad uscire. Ottimo. Sì, in macchina ne ho un'altra, in effetti. Sì. Questa è nella bob, ma in macchina non deve proprio Sì, mancare. Anzi, pure io ne ho forse. 4-5 diverse, sparse un po' Sì. di qua e di là. Sì, guarda, una è qui. La classica è intramontabile Quella dell'esercito. dell'esercito. Sì. Però, ecco, aspetta che ora faccio i danni. Meglio averla e non usarla che non averla averne bisogno. Sì, assolutamente. Ecco, la pala però nella bob per me macerie. Insomma, sì. Per me è per quello. Vero, vero. Non Sì, vedo sotto altri questo punto, utilizzi. sotto io abitando in una zona non a rischio sismico, quella piccola è più congeniale perché avrei a che fare più che altro con la neve e forse del fango, perché non è che siamo a zona a rischio dissesto idrogeologico, però comunque è soggetto a allagamenti. Infatti. Ognuno fa le sue valutazioni locali, io poi dico se devo fare dei chilometri con questo, la pala è la prima cosa che va via, insieme a tanti coltelli Certo. e tante cose che poi non porto. Ma sì, ripeto, le indicazioni che si trovano sul sito su come allestire una bob sono orientative. Quindi Assolutamente. da quelle poi uno se la fa su misura. Sì.
E il ragionamento, come abbiamo imparato anche con Daniele al corso, di vedere e rivedere la propria Bob ti fa crescere a dismisura, ti Certo, fa e poi crescere non puoi tantissimo. dire sono arrivato, no. No, come fai? Se lo dici non hai No, no, capito niente. fino a che ci avrai la materia grigia che funziona, starai sempre lì a ravanare su come migliorare, perché il prepping è questo, non è una cosa statica, è una cosa dinamica, c'è sempre da imparare. Poi col progredire della tecnologia, delle conoscenze, c'è sempre qualcosa da aggiungere, qualcosa da togliere. Sì, è vero, è assolutamente vero. Va bene, proseguiamo. Reparto radio qui, vabbè, potete Vabbè, qua immaginare. io qua non mi pronuncio perché comunque sono No, non. vabbè, la faccio breve anche perché sennò diventa troppo tecnico, però questo è il mio apparato, principale ed è quello che uso spesso, è programmato con i ripetitori locali perché l'emergenza mi succede, sto a casa e quindi sono apparati digitali, imparate a usarli, eccetera. Fate il Ottimo corso, comunque. fate Sì, il beh, corso, una cosa prendetevi la bella è che benedetta patente e leggete libri. l'ho reso arancione perché poi lo porto nel Alta bosco, lo visibilità. porto in giro. Sì. Poi, siccome la radio può essere comoda per comunicare con gli altri, io posso Teleporto. lasciare, e questo non si potrebbe fare perché questa, ecco, è una radio di quelle che se le programmi male dà fastidio, però è anche una radio che in caso di emergenza io lascerei programmata bene a chi dico io, per parlare come dico io. Quindi fate le vostre valutazioni, vi racconto la mia. Sempre un'azione preventiva, prepari prima per nel caso dopo. Esatto, ed è l'unico modo per provare a farcela. Qui troviamo un'altra radio di cui l'antenna, vi giuro che c'è da qualche parte. Il vantaggio di questa è che si ricarica tramite USB, un po' più pratica nella ricarica, ma Sì. non è una gran radio, però è pratica nella ricarica. Poi, Piuttosto che niente. meglio piuttosto, cos'era questo? Questa è una di quelle copertine termiche. Però verde da un lato, un po' più mimetica. Ok? Ma sacco o coperta? Solo No, questa è solo coperta, ma i sacchi coperta. arriveranno. Ai sacchi arriveranno. I BB bag. Perché i BB bag, certo, te li faccio vedere. Altra copertina termica da usare Non devono mai come mancare. Io ce l'ho coperta. nella tasca del No. pantalone. Quello Addirittura io. calato a fisarmonica per terra, che tanto piace a mia Perfetto. moglie, che mi butterebbe lei nella lavatrice. Dovremmo fare un club delle mogli dei prepper perché si potrebbero aiutare a vicenda. Sì, Se ne racconterebbero di tutti i colori. infatti ora bastoncini da trekking, no, questo non c'entra niente, è rimasto nello zaino Sono per i qualche tappi dei ragione, però li bastoncini. ho ritrovati e sono contento perché non li trovavo più. Talmente grande quello zaino che mi sa tanto che ci trovi pure qualche cadavere. Ora vediamo cosa ci trovo. Situazione notte. Importantissima. Torniamo seri. Importantissimo. Torniamo seri. Io sono l'unico che ha la Bob, non posso però pensare a far dormire tutti e tutti bene. Può essere utile però allestire quello che viene chiamato tecnicamente un letto caldo, cioè un letto che a rotazione serve più persone, una zona che a rotazione serve più persone. Se trovo gli alberi, ho risolto. Perché ho una delle amache più comode al mondo. Questa è la DD, la Jungle Ultralight, ed è la stessa che ha pure Pasquale. C'è un motivo se la scegliamo tutti. È leggera ed è autonoma. Ha una copertura antipioggia, la puoi montare a terra come bivi. La puoi usare in tanti, tantissimi modi. Certamente. Per una persona, punto. Uno Quindi. solo. Uno solo, a rotazione si possono fare dei turni e dormire. Se trovi gli alberi, dormi anche molto molto bene. Ora, no, senza che ci mettiamo a parlare troppo dell'amaca, andiamo avanti con le soluzioni. Anche perché sempre su Wikiprepper, sul nostro sito, associazione italianaprepper.it, trovate tutte le spiegazioni del caso. Benissimo. Proprio oggi ho scritto degli articoli. Sì, siamo sempre contenti di quello che scrive Pasquale, E ci non so, ma informa. anche gli altri.
ci imbocca come mamma piccione con le saggezze lui. La conoscenza, se te la tieni per te, quando vai nella bara, muore con te. Meglio divulgarlo. Corretto. Io porto anche un tarp, sempre, ce l'ho praticamente ovunque e vedo che anche lui si attrezza per tirare fuori il tarp. Beh, il tarp, ragazzi, piove, lo tiri, hai fatto il riparo, c'è il sole, lo tiri, hai fatto l'ombra, ci fai troppe cose che non vi devo neanche spiegare, non può No, no, assolutamente lo mancare. configuri in mille e mila modi. Venite a fare i nostri Daniele, sempre corsi d'accanto, e imparerete anche sì. questo. Ci fa vedere come si fa in caso di emergenza a configurarlo e io sono felice di prestare i miei tarp all'associazione per fare la didattica, per vederli sul campo, per Anche perché provarli. vengono trattati come devono essere trattati. Sì, assolutamente. Quindi un tarp, 3 metri e mezzo per 3 metri e mezzo. L'unica cosa, forse passerò all'ultralight. Di nuovo, è quello che uso e sta qui. Poi se passo all'ultralight, passerà all'ultralight anche qui. Vi potreste domandare il materassino dov'è? Tu, Pasquale, porti un materassino per organizzare il tuo bivacco? Certo. Ok, è una scelta che molti fanno. Io no. Io no perché in realtà ho bisogno di un po' meno comodità. Posso stare con meno. Però che faccio? Mica dormo per terra. Se dormo per terra è finita. No? Infatti, Quello che faccio... l'indomani mattina non ti svegli. Non ti svegli più. Quello che faccio, se non posso usare l'amaca, è prendere dei bivi e Sì? riempirli con dell'isolante. Isolante di fortuna, delle foglie, dei rametti. Poi, se è un ambiente urbano ed è successo il casino, quanti sedili di automobile ci saranno per fare un isolante qui Soprattutto dentro? quelle schiacciate e hai un oggetto tagliente tipo coltello e voglio scortarti. Ahoia. Comunque siamo pieni, se io guardo intorno trovo anche il sacco delle foglie che ha fatto mia suocera, trovo di tutto, trovo. E Certo. ho qualcosa da far fare a qualcuno Vuoi che mi sfrondare fa un sempre albero che è piacere. caduto? Sì, ma ho qualcosa da far fare, ok? Tu raccogli le foglie intanto che ci servono stanotte. Di bivi Giusto. ne ho tre qui dentro, ora vi faccio vedere alla fine, quindi ha voglia Che a poi hanno dormire. anche un costo irrisorio questi qua. Cioè. Sì. Mi sto procurando qualcosa di meglio, però per il momento ho Vabbè, questi. no, se questi qui da utilizzare per metterci dentro le foglie. Poco importa se Sì, si rovinano. Ah, potevo. diciamo, al pari di un sacco dell'immondizia di quelli grandi, Esatto, però sono più esatto. resistenti. Esatto. In molti avrebbero Certamente, scelto il sacco dell'immondizia, ma così ho due funzioni. Così ho due funzioni. Se certo. voglio lo uso come bivi d'emergenza. Esatto. E Quindi, altrimenti ci faccio. sicuramente, l'oggetto di qualità migliore che Sì. ti stai procurando, non lo utilizzerò per metterci dentro. Piuttosto me ne porto uno di questi qui da 4 soldi che ci metto dentro, che so che essere migliore di un sacco dell'immondizia, ma meno migliore di quello Guarda, ottimo. guarda Pasquale, l'unica difficoltà con questi è provarli e poi rimetterli qua dentro. Non mi Perché uno interessa, apro la busta, dovrebbe provare. cartoccio dentro, ficco dentro e via. Già provato. Ci ho Va rinunciato, ho bene. accartocciato come ci ha fatto vedere Daniele nel sacchetto. Chi si è visto si è visto. E con la Funziona forza ce sempre. l'ho inserito con la forza. Questo è lo zaino di 5-Eleven di cui ti parlavo. È capiente. Me lo devi far vedere, lo sai già. Al Sì, posto. ve lo faccio vedere. È vuoto adesso perché serve per dividere un po' il carico che è Certo. nella Bob o quello che recupero dalla macchina. Sempre Oppure se devi lasciare comodo. lo zaino nel campo base, ma ti serve qualcosa, questo ce l'hai, Sì, ficchi dentro quello che tipica serve e vai. situazione. Voglio fare proprio la tipica situazione. Arriva un camion che dà le bottigliette d'acqua. Devo Ecco fatto, trovato. Non andarle a tipo. prendere. Mica importa questo. Le Saresti prendo. un Fatto. incosciente. Sei incosciente. Bene, questo è uno zainetto comunque semplice, ma la cosa buona è che ha due attacchi AC da questa parte che ti Sì? permettono di agganciarlo agli zaini. Utilizzarlo come coprizaino? Come coprizaino e come sacca ulteriore Ok. attaccata allo zaino. Estensione. Quindi, sì, è una cosa interessante. E vabbè, è uno zainetto semplice. Vabbè, avrei del materiale da mostrarci al prossimo Ah, sì, corso. certo. Non è l'unico.
Qui entriamo sul personale, sul particolare. Io ho Vabbè, un non, tizio d'emergenza. ovviamente le cose personali, lungi da questa iniziativa, questa intervista, da mostrarcele. No, parlo Vabbè, non seriamente, è così. le cose personali devono rimanere tali. Ci sono, e le cose personali, ma proprio intime personali, foto di No. famiglia per farsi Ah no, riconoscere, certo. questo intendo. No, no, certo. Quella parte lì l'ho volutamente omessa, sta tutta Ah, scritta, tutta nelle ovvio. taschine, ovviamente. No, qui mi giustificavo un po' perché io spesso porto nelle avventure quelle un po' più impegnative questo zainetto all'interno di un altro zaino. Ed è il mio kit d'emergenza, quello serio, ok? Devo rifarlo, è arrivato il momento di rifarlo. Questo è un classico Spiega, spiega. zainetto. Spiega, spiega. Ma guarda, fondamentalmente abbiamo una busta sottovuoto Ah, ok. con dentro per tenere la forma, ok? Per tenere proprio una forma così, con dentro tutto quello che serve per passare una notte in una condizione di emergenza e aspettare i soccorsi. Una Perché ridondanza, sta? diciamo. Sì, perché sta nella Bob? Beh, c'è tanta roba utile solo per questo, ragazzi. Ci sono dei guanti, ci sono delle torce, c'è del paracord, un altro bivy, un power bank, un coltello. Anche qui, ecco, qui non ho messo il mio miglior coltello, no? Si vede? Hai messo Non ho un... messo. Sì, perché questo kit resta in questo modo qua, va bene? E Ok. quindi non utilizzandolo mai, non aprendolo mai, rimane così. Scelte personali, ripeto. Comunque ho un altro zainetto di quelli morbidi. Ed Giusto? è una cosa comoda. Ok. Sai che abbiamo esaurito forse, aspetta, l'ultima tasca segreta. Qui dentro che c'era qualcosa? Qui dentro no. Pasquale, l'ultima tasca qui Sei l'invidia di Mary dietro. Poppins. Perché questo, vedi, ha il coperchio che si apre. Mi togli sta roba. Sì, molto Il comodo coperchio. questo. Sì, l'apertura a conchiglia e ti trovi nel pannello le tasche. E nell'ultima, ovviamente, paracord in Non deve mai mancare. abbondanza. No, assolutamente. E cavetteria varia ancora per le torce, eccetera. Piccola cosa forse interessante, forse no. Per le torce ho diversi cavetti, proprio perché, come dice Pasquale, di giorno si ricarica e di notte poi magari si devono utilizzare. Tutto qua, caro Pasquale, tutto qua. Cosa ne pensi? C'è qualcosa che avresti aggiunto o tolto tu che Beh, sei ormai. io ma ripeto, è molto personale, un po' come i gusti Lo è. per il mangiare. Io avrei optato per standardizzare gli attacchi delle torce, no? E anche quelli per le radio, cercare di avere meno peso possibile. È vero, sì, è lo zaino, me lo porto, lo svuoto all'occorrenza. Però comunque calcoliamo sempre che per una persona non allenata o mediamente allenata, il peso dello zaino non dovrebbe superare il 20% del proprio peso. Ok, io perciò cerco di mangiare di più, così posso permettermi uno Non zaino. è una bella regola questa, non è una bella regola. Come? L'hai detto tu, 20% del peso. Sì, ma devi essere anche nella forma fisica di riuscire a trasportare un Allora, non peso. aggiungere cose Cioè, adesso, la regola è semplice. dovessi pesare 100 kg per portarne 20. Il Ce la posso fare. problema è che devi trasportare il tuo peso più quello dello zaino, sono 120 kg. Non è propriamente così facile. Comunque. Certo, no, Allora, è no, una. mi hai dato tanti spunti di riflessione. Idee che non avevo pensato, e comunque alcune tue soluzioni possono essere utilizzate anche per ridurre il peso. Esempio, quella del BB bag da utilizzare come materasso è Sì. una bella idea, un'ottima idea, che comunque ti ruberò. Sei benvenuto. L'idea di standardizzare l'ho sempre avuta anch'io con gli attacchi, Sì. eccetera. Ma
mi sono un po' fermato dal comprare cose solo per la Bob, e quindi è un po' un'evoluzione, è una cosa in evoluzione. Quindi ora, quando ci sarà la prossima torcia, cercherò di prendere una cosa più standard. Cercherò, però, ad esempio, questo è un problema fastidioso: i produttori di torce, quelle buone, quelle potenti, prendono le batterie 18650, Sì. corretto? Ma ogni batteria di quella ha un maledetto form factor proprietario, se ci fai caso. Io ho molte torce 18, 6, con batteria Sì, e 18650. non sono intercambiabili. No, no, io riesco ad averle intercambiabili anche di Devi marchi vedere. differenti, anche di marchi differenti. Devi un po' controllarla. Cioè, Anche perché io sfrutto molto la possibilità di ricaricare la torcia e non la batteria. Quindi utilizzo la torcia. Quindi, quello e pure io, le quello torce pure che ho hanno, in genere, tutte le torce che ho hanno due attacchi, USB-C e micro USB. Basta. io. Lo capisco, il fatto è Io che trovandomi bene. utilizzando questo qua, ho tutti e due gli attacchi. Attacco alla power bank o al pannello solare e ricarico la torcia. Tanto la torcia alla fine non è come il cellulare che se hai un calo di tensione si accende il No, monitor. certo, È un non è un problema. accumulatore, da spento è un accumulatore. Di conseguenza non ho questo l'attacco diretto, non sfrutto il power bank per caricarla. No, assolutamente. Allora, è un'osservazione corretta, quella tua. Assolutamente e senza possibilità di appello. Io ti posso dire cosa mi ha portato un po' a questa cosa qui. Usando Olight, mi piace come marchio, lo utilizzo Sì. Ottime spesso, mi sono trovato con diverse torce. torce, ottime torce, e mi sono trovato con tante torce Olight in giro. Le tengo nella Bob. Quindi, da una parte è vero che non ho uno standard. Dall'altra è vero che ho 4 o 5 torce, tutte con questo qua. Mi piacerebbe di più avere uno standard, mi piacerebbe. Però dovrò farlo in funzione della Bob. E per questo ho aggiunto un po' di quelle torce a batterie AAA o AA che mi danno un po' di tampone. Piano piano ce la farò. Come dicevo, non voglio comprare cose solo per la Bob. Io voglio ragionare con quello che ho. Ce le ho queste torce, stanno nella Bob. Giusto. Una situazione di breve termine la posso gestire, una situazione di lungo termine, beh, è lì. Cominciano ad esserci i primi problemi. Ma su tante Sì. delle cose che abbiamo mostrato, Sì, su tante certo. delle cose. Questa è fondamentalmente la Bob è intesa come la borsa del prendi e scappa e non torni indietro. Sì. Quella che prendi scappa, ma con la presupposto di poter ritornare. È più un discorso da 72 ore bag. È vero, tecnicamente sì, assolutamente sì. Sì, anche se comunque i due termini sono grosso modo la stessa cosa, perché bene o male ci sono le stesse cose, solo che la Bob è pensata più per un lungo termine. Noi abbiamo chiesto in associazione il contributo degli amici e Antonio, che abbiamo nominato più spesso, ha portato avanti la sua teoria. Ce la vuoi sintetizzare un attimo, visto che è diversa dalla tua. La teoria di Antonio è interessante perché comunque, come ho detto prima, è una cosa molto soggettiva. Lui molti aspetti non li tiene in considerazione, ma non perché non li conosce o perché li reputa inutili, ma perché per la situazione in cui lui si trova, in quel momento non sono rilevanti. Quindi è un concetto che comunque non è da scartare. Perché Lui dice non. innanzitutto di non portare tanta tanta roba. Lui Esatto, sta più sul leggero. stai sul leggero perché comunque l'essere umano invecchia. Invecchiando si deteriora, non è più l'efficienza fisica di un giovincello di 20 anni o 30 anni. Corretto. Quindi dice: portati l'essenziale. Ok, ma l'essenziale cos'è? Quello dipende da te. Perché io ho visto la bag out bag di Daniele D'Alcanto e sarà 6 kg di roba. Però lui è un survivalista,
esperto, è un istruttore. cioè, non possiamo No, no, è per dire che tu lui, da sopperisci lui con la possiamo solo conoscenza. prendere spunto Però e io. sopperisci con la conoscenza e con l'esperienza all'equipaggiamento. Noi abbiamo bisogno di più cose perché siamo meno esperti e meno preparati, se vogliamo. Per questo facciamo i corsi di formazione. Sì, poi bisognerebbe dire che anche il fisico è un oggetto da curare. Io ho lanciato da poco FitPacco, è il nostro reparto fitness, il nostro programma di restauro e potenziamento, proprio perché il primo equipaggiamento, Pasquale, siamo noi. Assolutamente. Infatti io avendo avuto la fortuna di conoscere tutte e due i Daniele, ma da questo punto di vista Daniele dal canto, io prima la mia bobba era uno zaino da 55 litri, pieno, ma pieno che strabordava per quanto riguarda le mie esigenze. Quello lì, Chiaro. il tuo, è studiato per le tue esigenze, per il luogo in cui ti Per il trovi. quartiere, per me per il quartiere, diciamo che Tu abbiamo per il visto lo zaino del quartiere, quartiere. io per dove abito, il contesto in cui vivo, molte di quelle cose non ne ho bisogno perché anche in una situazione catastrofica le trovo a due passi da casa mia. Le trovo, ci ho accesso, le posso usare. Perfetto. Quindi devo utilizzare un qualcosa che non posso avere accesso subito. E questo per Giusto. questo. La bob, ma non solo la bob, tutti i tipi di equipaggiamenti vanno contestualizzati con le proprie conoscenze, le proprie capacità e soprattutto il proprio ambiente. È vero, assolutamente, No, ma non darò infatti. mai, non metterò mai degli infradito in una bob di chi vive sul Cervino. No, però mi piaceva ad esempio il discorso di Antonio che diceva io devo pensare alla Bob come qualcosa che mi copre su tutto. Cioè se Sì. io esco nudo da casa ma solo con la Bob, per quanto è improbabile, però se sotto la doccia arriva il terremoto, prendo la Bob e esco, Sì. devo avere una soluzione. Certo. Sì. Devo avere una soluzione. Il suo concetto è giusto. Il suo concetto è giusto. Io però, dal punto di vista mio, ma ripeto, Chiaro. è il mio punto di vista. Io in una situazione come tu hai appena suggerito, io esco dalla doccia, prendo la bob, mi reco nella mia macchina che è lontana dal pericolo e lì c'ho già i Il bestiari. cambio. Beh, è la stessa mia condizione. In auto c'è sempre più di un cambio, in giro c'è sempre qualcosa, quindi va bene. Beh, è chiaro che è venuto fuori troppe volte durante la sera, durante la Certo. serata, ma si capisce. Ognuno deve valutare la propria condizione e io posso suggerire, devi ascoltare gli altri. Ascoltare gli altri Questo sempre con assolutamente. rispetto ti apre a nuove possibilità di miglioramento. Certamente. È Ci fai poco ma vedere la tua sicuro. Bob, Eh? Pasquale? Ci fai Come? solo vedere un attimo la tua Bob e come l'hai modificata? Perché, ragazzi, Pasquale ha modificato lo zaino AMP24 di 5-Eleven in un Allora, modo che io sono convinto meriterà un premio. ho avuto la brillante idea di entrare a far parte del club fondato da Paolo di che zaino indosso. Certo. Allora, come sapete, l'AMP ha la particolarità di avere la parte questa qui frontale intercambiabile con vari accessori. Gear Adesso set. i vari gear set. Io adesso ci ho montato quello lì che prevede l'inserimento di un casco di emergenza. Al suo interno però non ci ho messo il casco, ci ho messo il pannello solare, ci ho messo un ombrello e ci ho messo il kefian che al momento ho tirato fuori per motivi tecnici perché stavamo facendo il video. Però io ho preso quasi tutti quanti i gear set. E quello che mi piaceva molto è l'admin patch, no, come si chiama? Admin gear set, admin gear Admin gear set. set. E
E dopo attente riflessioni, sono riuscito a farlo diventare un admin patch messo davanti. Un chat string. In Sono pratica, riuscito ragazzi. a metterlo sul frontale, montarlo sugli spallacci e con altri accessori che il buon Paolo mi ha fornito, l'ho Il gear agganciato anche system. sotto il gear system, l'ho agganciato anche sotto. In poche parole, io mi ritrovo ad avere uno zaino con un admin patch frontale dove poterci inserire anche una mappa da consultare mentre c'ho lo zaino in spalla. Quindi, Spettacolo. e Che a avere spettacolo. davanti, adesso lo smonto così la faccio Credo che vedere. tu hai preso il 9x9 o è un admin gear set quello, non lo vedo bene. Ok, Ecco, questo è il 9x9, sì. no? Che si apre a vassoio davanti, Sì, si giusto? apre il vassoio davanti. Ah, ok, ora l'ho visto bene. È lui, è lui. In più, dietro si apre ancora. Dentro c'ho la radio, kit fuoco, cialumen. Davanti invece c'ho bussola, carica batterie, attacco 220, fischietto acciarino, penne, block notes, una torcia a 90 gradi, con orientamento a 90 gradi, la signal della Wederman, delle salviettine disinfettanti e Sempre con me. umidificate, non devono mai mancare, un power bank con pannello solare. O poi nella taschina davanti c'ho mascherine, spray a peperoncino, non si sa mai, e una Certo. torcia da poter Ah, fissare alla bellissima visiera del questa. cappello. E questo qui è quello che c'ho davanti. Chiavi, e c'ho anche una busta con all'interno le copie dei documenti, le foto dei familiari, perché devo considerare anche la situazione in cui ho a che fare con persone che non parlano la mia stessa lingua. Siccome io nelle lingue sono non negato, di più, devo far capire se sto cercando un familiare. Magari mia moglie, Ok. siamo stati, per un qualsiasi motivo ci siamo dovuti separare come nucleo familiare, io devo far vedere, sto cercando questa persona, l'hai vista? E quindi faccio vedere la foto dei miei figli, di mia moglie e così via. Documenti, stessa cosa, ce li ho caricati sul toolkit del USB e ce l'ho qua dentro, ce l'ho qua davanti. Quindi, Sì. questo qua è il mio concetto, il mio concetto. Poi sfrutto molto anche il concetto delle catch box. Ah, ok, quindi hai sistemato, lo dico per chi non fosse a Esatto, vai, conoscenza, vai pure. hai sistemato in luoghi nascosti o sotterrate o comunque Luoghi inaccessibili a tutti, strategici. luoghi strategici, hai sistemato un po' di oggetti utili, magari Certo. delle risorse, del contante, dei cambi, del cibo, del fuoco, delle armi, non lo so, quello Batterie. che, batteria, quello che hai ritenuto necessario per Esatto. Dei sistemare questo. consumabili che durante il tragitto in una situazione non sempre posso reintegrare. Allora so che Ok. ho la mappa dove sono ubicati queste catchbox e anche se le so a memoria, però in un attimo di concitazione non è facile ricordarsi Certo. tutto. Quindi Quindi ce l'ho. Pasquale, permettimi, perché questo Vai. delinea già una importantissima differenza tra la mia idea e la tua. Tu hai parlato di un percorso, quindi tu stai parlando di effettivamente lasciare casa come si deve. Hai parlato di persone che non parlano della tua stessa lingua, quindi stai Sì. pensando ovviamente ad altri tipi di emergenze rispetto a quelle mie. Questo, ragazzi, è fondamentale perché lui ha immaginato degli scenari diversi e si è preparato Beh, io diversamente. sono a un tiro di schioppo dal confine francese, dal confine svizzero, quindi per un qualsiasi sia il motivo, sono Certo. costretto a andare in quelle zone, in qualche modo fammi capire. Certo, quindi tu hai previsto già un percorso che ti porta in una Pianificato anche. destinazione già Sì. prevista, Sì. quella che si chiama come si chiama? Bag out location? Come la Bug out chiamiamo? location, bug out Bag location, out location, sì, che è ball. una zona sicura, un posto Sì, sicuro dove hai certo. accumulato altre risorse,
E tu pensi, se ho capito bene, di prendere la tua famiglia e portarla tutta in quella destinazione. Diciamo che è l'extrema ratio. Bene. Che io sono sempre per il bug in e non il bug in out, ossia Chiudiamoci a casa. io devo restare perché ricordati, la casa equivale al castello per un re nel Medioevo. La casa è il tuo castello e va difesa ad ogni costo. Solo se la casa diventa un pericolo per te e la tua famiglia, allora la devi abbandonare. Ma fino a Forse è più che importante il problema, Esatto, certo. ma fino a che tu hai la tua casa, le tue risorse e la situazione esterna, perché bisogna metterci anche i disordini sociali, Chiaro. e la situazione esterna non è un pericolo per te, allora bisogna rimanere a casa, perché tu a casa hai tutto l'occorrente, ovviamente previa organizzazione, hai tutto Ovvio. l'occorrente per superare l'avversità. Sì, non devi spostare niente, insomma, vuoi mettere, Esatto, se conosci il territorio circostante, conosci le risorse circostanti, esatto. ragazzi, vuol dire tanto. Sì, Però certo. se si gira male, tu hai già preparato, e Un qua piano futuro. cambia tanto, vedete, lui ha un 32 litri, sì, l'ha super accessoriato, ma sono 32 litri di zaino, questo è un 55. Certo, Io ho 55. pensato... A me tieni presente che a casa mia tutti quanti abbiamo il nostro zaino. Chi Ognuno è più grande, suo. chi più grande, chi più piccolo, cioè, Ah sì. i miei figli pure ce l'hanno, anche se sono piccolini, però hanno i loro generi di conforto, quello che Molto serve a bene. loro. Magari anche solo un giochino, anche solo qualcosa del genere è utile per loro. Ho i bimbi piccoli, quindi ci saranno generi di Sì. conforto per loro. È una cosa che, non, che ho sempre con me. Oh, bellissimo, Il piano di bellissimo. emergenza individuale, piano personale Che gestione cos'è? Che emergenze. cosa ci scrivi lì dentro? Allora, questo qui è un documento che si può scaricare liberamente dal nostro sito. Basta solo fare la registrazione e si accede a un download riservato. Questo qua altro non è che una trasposizione individuale del piano di emergenza che normalmente i comuni possiedono redatto dalla Protezione Civile. Su questo qui ci sono le indicazioni su come compilarlo e cosa scriverci per far fronte a un'emergenza e che devi rimanere a casa e che te la devi dare a gambe. Quindi punti di Ottimo. ritrovo, numeri di telefono, magari ai bambini della babysitter, metti il numero della babysitter, quale chiamare, dove ti metti d'accordo con la babysitter, dove farvi trovare in caso di, quali sono i numeri di telefono. Perfetto. Oggetti da avere in dispensa, medicinali utili, ribadisco sempre numeri di telefono utili, perché comunque. Sì, allora noi abbiamo tutti ormai una pessima memoria, io non Sì. ricordo più il numero di nessuno quasi. Forse Solo solo quello di quello mia di moglie mia ricordo. moglie. Ecco. E quindi dovesse succedere qualcosa, di molti non so neanche il numero di telefono. Vale la pena farsi un bel foglietto con tutti i numeri e lui l'ha fatto in un modulo precompilato. Quindi Sì. basta venire sul sito dell'associazione. Uno si registra, accede all'area Gratuitamente, riservata sottolineo gratuitamente. gratuitamente. È importante, si registra gratuitamente, accede all'area riservata e scarica, ma mica solo questo, perché io ci sono stato, ci sono tante altre cosine. C'è di tutto. Tutto lo scindile, tutto quello di cui è stato discusso in chat, dei lavori che abbiamo fatto, delle risorse che abbiamo creato. C'è anche come farsi la chiavetta di cui parlavo per far funzionare il computer e a breve usciranno anche gli articoli. C'è tutto, è in continua crescita pure, dove si possono trovare tutte le risorse che possono essere utili a un prepper o a chi si avvicina a Benissimo. questo mondo. Bene. Progetti, progetti, soprattutto Che bello. progetti. Pasquale, è chiaro che avremo tanti, tantissimi incontri come questi per vedere poi gli altri temi importanti, il Certo. kit dell'automobile, la strategia delle scorte a casa, la Certo. preparazione per le emergenze mediche. Tanti sono i temi che fanno un prepper. Non si Infiniti. esauriscono infiniti, non si esauriscono in una sera, non si esauriscono in uno zaino, ok? Quello del Bob, questa registrazione che abbiamo fatto del Bob è una
cosa molto striminzita rispetto a quello che realmente è l'argomento. Quindi sono delle linee Esatto. guida. Esatto, dovremmo magari un giorno parlare proprio delle strategie, bag out, bag in, Sì, il come veicolo, affrontarle? le location, la Certo, conoscenza del territorio. Ma esatto. comunque, giocando un po' con gli equipaggiamenti, io ti ringrazio subito per la revisione che hai fatto alla mia Bob, prendo spunto e Io ti faccio i ringrazio degli compiti. spunti che mi hai dato. Vedete tutti come parlando, e siamo solo in due, sono uscite per entrambi cose utili. Immaginatevi un gruppo di persone appassionate che parlano e si scambiano idee. Un continuo Quindi, crescere. sì, Pasquale Lavino dell'Associazione Italiana Prepper, io ne faccio orgogliosamente parte. È un posto dove vi consiglio di venire ad approfondire i temi che abbiamo accennato stasera. Il link lo trovate in descrizione e contattatemi se avete bisogno di qualsiasi informazione. Io ti ringrazio di nuovo, Pasquale, Io mi hai ringrazio a te dedicato per questa opportunità. tantissimo tempo, ci hai dedicato tantissimo tempo. Rivedere una Bob insieme a te ci fa sentire più sicuri, davvero. Io ti ringrazio per questa affermazione che mi lusinga. Vuol dire che quello che facciamo, parlo sempre a plurale perché io sono solo il portabandiera di questa associazione, sono solo colui che ci mette la faccia. Ma i contenuti lo facciamo tutti quanti. Tu, Antonio, che ci sta ascoltando, tutti quanti lo facciamo. Quindi non siamo un'unica persona, come un formicaio. La regina da sola non fa niente, ha bisogno delle altre formiche. Bella metafora, assolutamente. Sì, e niente, per la prossima volta chissà quale sarà il tema del prep pacco, Non lo questo so. appuntamento chilometrico che terrò con Pasquale ogni tanto per aggiornarci e spiegarci un po' come migliorare in quest'ambito. Di nuovo, buonanotte, grazie e per Buonanotte anche a voi te e grazie a tutti per se... averci ascoltato. Grazie, se non volete perdervi neanche uno dei prossimi video di Backpacko, iscrivetevi al canale, premete la campanella e rimarrete aggiornati su tutti i nuovi contenuti. Alla Fatelo, prossima! fatelo, fatelo. C'è tanta roba. Bene, Ciao alla Paolo, prossima. Ciao buonanotte. Pasquale.